Amici carissimi del Tino Carogati, ben ritrovati sulle frequenze di YouTube per questa mia 117esima lezione del pianoforte leggero con il Tino. Dunque, avete visto dalla miniatura, dalla presentazione, 10 cose da evitare quando siamo al pianoforte. Una specie di decalogo, anche se nella realtà le cose da evitare sarebbero anche più di 10, ma ho voluto comunque limitare a questo numero e soprattutto ad affrontare tematiche di tipo tecnico e non di altro genere, perché altrimenti avremmo dovuto affrontare altre situazioni che potrebbero essere non proprio consone. Mi viene in mente, che so io, non ci sentiamo di suonare il pianoforte, bene, non lo suoniamo, piuttosto che il pianoforte è scordato, non ci viene voglia di suonare, compriamone un altro, piuttosto che stiamo facendo un live e non dobbiamo emozionarci, quindi la gestione del... gli argomenti da trattare sarebbero tanti, non è detto che non faccia magari un decalogo magari di cose non propriamente tecniche, ma oggi è così. Oggi andiamo a vedere nello specifico delle situazioni che vanno proprio evitate. Premetto che alcune le ho già affrontate, di alcune ho già parlato, ma diciamo che una rinfrescatina di memoria non fa mai male. Andiamo ora a vederlo. Mi sono piazzato lì il mio decalogo scritto, perché sennò magari qualcuno me lo dimentico. Allora, veniamo subito al primo degli aspetti da evitare quando siamo al pianoforte, e è proprio uno di quelli sui quali ho sempre puntato molto, perché pianisticamente parlando è una cosa scorretta da fare. È la famosa ripetizione della terza al basso. Ma andiamo a rivederla, perché ripeto, per sistemare questa telecamera, perché che miseria. Allora, qua sappiamo benissimo che una triade può essere suonata con la tonica al basso, con la quinta, ma con la terza, la settima, e differentemente dalle altre situazioni, dagli altri tipi di rivolte, quando noi usiamo la terza al basso, questa non va ripetuta nella destra, vale a dire, la posizione più classica: io sto suonando un do con il mi al basso e lo eseguo così, mi al basso, sol, do e sol. La mia terza non la ripeto, perché se la ripetessi, innanzitutto andrei a suonare 3 volte il mi. Se io suonassi un do così, non casca il mondo, intendiamoci. Molte di queste cose che andrò a dirvi oggi le vediamo poi, lo dirò di volta in volta, ma voglio dire, si può suonare lo stesso, è ovvio, no? Basta suonare le note giuste, ma se vogliamo essere più precisi e avere un pianismo che sia soddisfacente per noi che lo suoniamo e per chi eventualmente ci ascolta, bene, quando siamo in questa situazione, non ripetiamo la terza, proprio perché la stiamo già suonando al basso, e faremmo distogliere in qualche modo l'attenzione verso proprio il nostro basso, che deve suonare la terza, e dobbiamo far sì che risalti questo e non una nota suonata insieme alla nostra mano destra. Quindi la nostra posizione ideale, una delle posizioni ideali per suonare quindi un accordo con la terza al basso, è questa. Io suono cioè la mia terza al basso e con la destra vado a suonare la quinta, la tonica e la quinta. La ripeto, perché ovviamente le note sono 3. Chiaro che potrei suonare anche così, Questo è un accordo che sta assolutamente in piedi. È evidente che nel momento in cui io devo arpeggiare per dare la ritmica al mio brano, se ho solamente 2 note, potrò farlo magari in un frangente molto breve di brano, ma è chiaro che
mi avvalgo della ripetizione, in questo caso della quinta. E questa è la posizione più giusta per eseguirlo, perché è evidente che io potrei anche suonare questo mio do con la terza al basso, raddoppiando questa volta la tonica. Le note sono quelle, io invece di raddoppiare il sol ho raddoppiato il do. Ma molto spesso quando si è in questa situazione di terza al basso, soprattutto nella musica pop, soprattutto in certa musica pop, si è soliti anche aggiungere la nona, che poi noi andiamo a chiudere, in questo caso il re, che noi andiamo a chiudere con suonando il nostro do, la nostra tonica. E questo lo possiamo fare solamente se siamo in questa condizione, cioè se noi andiamo a raddoppiare il sol e non il do. Perché se io suonassi così, vedete com'è diverso? Anche qui io sto suonando la nona e poi la vado a chiudere, ma la sonorità è diversa. I cosiddetti voicing in musica, cioè il modo in cui andiamo a disporre le nostre note, sono importanti, perché proprio a livello di sonorità la storia cambia, a secondo che noi lo stiamo vedendo proprio in questo primo esempio. Se noi suoniamo sol, do, sol, non è come suonare do, sol, do. È vero che le note sono quelle e l'accordo è sempre quello di do, ma proprio a livello sonoro, a livello di la risultanza estetica, diciamo, del nostro accordo, le cose sono diverse. Questa è la cosa più corretta da fare. Quando noi siamo, quindi, per concludere questo primo punto del mio decalogo, quando siamo nella condizione di dover suonare un accordo con la terza al basso, la posizione ideale è questa. Terza al basso, raddoppio della quinta, suonata con pollice e mignolo, evidentemente, e se c'è necessità saremo pronti a mettere la nostra nona aggiunta, il re in questo caso, e poi andare a chiudere sul do. Sentite che bello che è questo passaggio, è usatissimo nella musica pop. Bene, il secondo punto di questi 10 in realtà ne ho segnati due, nel senso che vi ho detto tante volte come, e questo fa parte di quei suggerimenti che possono essere anche abbastanza soggettivi, perché io la penso così, un altro può sentire in un altro modo, ma è giusto così, perché non siamo tutti uguali, non abbiamo tutti la stessa sensibilità, e non è detto assolutamente che la mia sia più giusta di quella di un'altra persona. Tante volte vi ho detto, quando siamo in presenza di un accordo di settima di dominante, non suoniamo la settima al canto. Vale a dire, io suono un re settima stavolta, e lo suono con le note corrette, re, fa diesis, la e do. Questo mio re molto probabilmente mi porterà ad andare in sol. Eccolo qua. Bene, personalmente, per esempio, il mio amico Andrea Palma, a lui che piace, cosa gli devo dire? A lui piace, o quantomeno non sente come me, questa... non posso chiamarlo fastidio della settima al canto, ma io la percepisco come lo percepisco come un suono esasperato, perché è vero che la settima è una nota importante nell'accordo di settima di dominante, perché sennò si sarebbe chiamato sesta di dominante. Scherzo, ovviamente, ma voglio dire, è una nota importante. E se noi la mettiamo nel nostro voicing al canto, a mio modo di vedere, le diamo troppa importanza. Ci sono brani in cui, per motivi magari legati alla melodia o anche allo sviluppo armonico del brano, quindi alla sequenza di vari accordi, ci può essere la situazione in cui la settima al canto occorre.
e allora la metteremo. Ma altra cosa, a mio modo di vedere e soprattutto a mio modo di sentire, è suonare questo accordo così. Uno di questi due rivolti va bene, ma la nostra settima deve stare in mezzo alle nostre mani, è come dico sempre. In questo caso sto suonando il Do centrale come settima. Ed ecco che io termino invece questa risoluzione Re Sol così. Ripeto, molte volte c'è veramente l'esigenza di suonarla e quindi la suoneremo al canto. Ma in una situazione normale io preferisco suonarla qui al centro della tastiera il più possibile. Stesso discorso, ecco perché volevo farne un punto diverso, ma alla fine il discorso non cambia molto. Vale a dire, la nona, quando noi suoniamo un accordo con la nona aggiunta, ma anche lo stesso accordo di settima nona, piuttosto che di settima maggiore con la nona, anche qua a me non piace la nona al canto. Un esempio, lo facciamo stavolta in Fa. Eccolo qua, questo è un Fa con la nona aggiunta. E io la sto suonando al canto. Altra cosa, a mio modo di vedere, è questa. Io la nona, cioè, anche qui, la suono in mezzo alle altre note. Addirittura è la prima nota che suono nella mia mano destra. Poi magari la vado a chiudere, ma sapete anche che l'accordo con la nona aggiunta può anche concludere tranquillamente un brano oppure una frase e non necessariamente chiudersi sulla tonica. Per cui niente settima al canto, niente nona al canto, ma anche qui se c'è l'esigenza come prima relativamente alla settima mettiamo la nona al canto, ci mancherebbe altro. In una situazione normale invece, ecco qui sono tre accordi con la nona aggiunta, un Fa, un Sol e un La ho fatto io. Così la suono al canto. Così la suono in mezzo alle mie mani. E secondo me è molto più bello. Terzo punto, e anche di questo logicamente ne ho già parlato, se noi usiamo un pianismo accompagnatorio realizzato con i bassi classici, mi riferisco alla mano sinistra, cioè usando mignolo e pollice che vanno a sottolineare l'ottava, ecco che noi, per variare il nostro pianismo, la ritmica da dare al pianoforte, andiamo a giocare, parlo della mano sinistra, con la quinta. Ecco, non facciamo mai questa cosa. Cioè, di andare a fare questo movimento che facciamo utilizzando la quinta, utilizzando la terza. Non andiamo cioè mai, adesso questo è un esempio relativo all'accompagnamento, ma in buona sostanza la regola vuole essere non andiamo mai a suonare la terza, ma neanche la settima in certe situazioni, anche restando qui su un re basso. Sentite come questo do è troppo grave, questo do va suonato assolutamente qui, così come la terza. Se vogliamo usare la terza, avvalerci della terza per variare il nostro pianismo e il nostro modo di tenere la ritmica, bene, usiamo la decima. Cioè il nostro Fa diesis andiamo a prenderlo qui, mai qui, perché le note sono troppo vicine. Differentemente dal La, sappiamo che La quinta è una nota che somiglia molto alla tonica, tant'è che a volte La si elimina nella costruzione di altri accordi proprio perché non dà valore aggiunto. E proprio per la somiglianza con la tonica, ecco che a questo punto, se è la quinta, è suonata qua, quindi in una porzione di pianoforte ancora molto grave, perché siamo un'ottava e mezza distanti dal Do centrale, ma non dà fastidio. Differen-
evidentemente appunto da, dicevo, una settima o peggio ancora una terza suonata così. Quindi quando usiamo la sinistra, attenzione, usiamo queste note, la tonica, la ripetiamo con l'ottava, la quinta, ma non usiamo altre note. Per la sesta vale lo stesso discorso, per la quarta, assolutamente. Bene, il quarto punto. Anche questa è una cosa che naturalmente ho detto tante volte, ma ripetita più volte. Quindi, se noi stiamo suonando una nostra triade, stavolta suoniamo una triade di La bemolle, te, già passi. Sapete che poi, qui non lo dico perché, ma io gli accordi li prendo sempre, cerco di prenderli sempre con quattro dita. È un discorso legato alla ritmica. Ma la mia triade suonata così funziona benissimo. La posso rivoltare, va bene. Adesso io vado a suonare un accordo di La bemolle settima maggiore. La mia non sarà più una triade, ma diventa una quadriade, perché io andrò ad inserire una quarta nota, che in questo caso è il Sol. Sempre per il fatto che io suono con quattro dita, la vado a prendere così. A questo punto mi sposterò con la mia sinistra, perché altrimenti vado a creare questo contrasto tra il La bemolle e il Sol, quindi mi sposto in giù, oppure suono il La bemolle con una nota sola. Quindi sono andato a suonare La bemolle, Sol, Do, Mi bemolle e ho raddoppiato il Sol, ho raddoppiato proprio la settima maggiore, che a differenza della settima sta bene al canto, anche perché più lontana è dalla tonica, con la quale crea appunto un contrasto, no? E meglio è. Quindi una situazione così, per suonare un La bemolle settima maggiore, ma il La bemolle è ovviamente solamente un esempio, vale per tutte e 12 le tonalità. Questa posizione è perfetta, ma in questa posizione io non ripeto il La bemolle, cioè non suono questa cosa qua. Non ho bisogno di ripetere la tonica. Io suono già tre note con la mia mano destra. Io poi ripeto e ne suono quattro, va bene. Potrei suonarlo anche così. Se lo suonassi così entrerei nei tasti neri, quindi questa è la posizione più corretta. Ma non vado a ripetere assolutamente la tonica. Questo vale per tutte le quadriadi, non parliamone, e poi per gli accordi che possono presentare cinque note o anche di più. E quindi, per esempio, tornando a un re settima, stavolta non necessariamente maggiore, ma un re settima, io lo suonerò così. Non suono il re ancora. E tantomeno, come già detto, la settima al canto. E questo vale per tutti gli altri accordi che presentano più di una nota. Devo realizzare un fa diesis semi diminuito? Io non vado a suonare il fa diesis ancora, non ce n'è bisogno, ne suono già due con la sinistra, mi basterà suonare le altre note che vanno a comporre il mio accordo di fa diesis semi diminuito, che poi lo sappiamo, tre semitoni sopra il fa diesis c'è il la, suoniamo una triade di la minore. Piuttosto io vado a ripetere una delle tre note, in questo caso ripeto il la, ma mai mi vedrete suonare a ripetere il fa diesis. E gli esempi potrebbero anche continuare con accordi di settima, con la quinta alterata, che so io, sol. Allora no, un sol settima con la quinta alterata, io lo vado a prendere così. Non ripeto il sol assolutamente. Ecco, vedete, questo per esempio è un caso, poi le cose nascono sempre cammin facendo. Guardate qua,
io suono un sol settima con la quinta diesis, cioè con il re diesis, e questo re diesis è una risoluzione, perché siamo in presenza di un accordo di dominante. Andrò, questo re diesis tenderà o a restare lì, se invece ci sarà la necessità o ci sentiremo noi di farlo scendere sulla nona di Do, cioè sul Re, ecco che io in questo caso, questo è un caso particolare, no? Il mio Do con la nona, questa volta è minore ma non cambia la questione, la nona io la metto al canto, per forza, altrimenti dovrei fare questo, ma va bene, in questo caso deve cantare la nona, perché e quindi c'è una motivazione per la quale io a questo punto vado a suonare la nona al canto. Bene, andiamo avanti perché siamo già a 22 minuti e sono al punto numero 5, ancora da spiegare. Allora, ho scritto l'uso dei rivolti. Beh, argomento anche questo, per un po' tutto, ma poi pensarci, ho già parlato di queste cose, non so neanche perché l'ho fatta, sta lezione. No, non è vero, la faccio perché poi tutte queste nozioni messe insieme danno un'idea così più globale di come deve essere il nostro pianismo. Allora, uso dei rivolti. Se noi andiamo a suonare ogni volta i nostri accordi che man mano si alternano in un brano e li prendiamo un po' qua, un po' là, un po' su, un po' giù, è chiaro che noi continuiamo a spostare la nostra mano. È chiaro che facendo invece, che usando invece i rivolti, noi abbiamo la nostra mano che è sempre, deve cercare di gravitare sempre nella stessa orbita, di restare sempre in quella posizione. Anche perché così facendo noi è chiaro che dobbiamo avere bene in testa la nostra tastiera. Così facendo noi siamo nella condizione nemmeno di guardarla nella nostra tastiera. Suono Your Song di Elton John, mi è venuta veramente in mente così adesso. Io sto guardando voi e non sto guardando la tastiera. Guardate la mia mano destra. È sempre lì. Eppure continuo a cambiare armonie, Le armonie continuano a cambiare. Bella bemolle settima maggiore senza la tonica nella destra. Ecco un accordo con la terza al basso, ecco un altro. Ma insomma, in buona sostanza, io sono sempre lì. Cioè io potrei anche prendere il mio polso, se avessi un marchingegno che me lo blocca, e io suono solamente le mie note, perché io in questa ottava il brano in mi bemolle gravita intorno logicamente alla tonica, ma io usando i rivolti degli accordi non ho nessuno bisogno di fare il saltamartino sulla tastiera, e questo è veramente importante proprio nel momento in cui ci si vuole anche allontanare visivamente dalla tastiera, come vi ho fatto vedere adesso. Chiaro che occorre un po' di padronanza dello strumento, ma l'uso dei rivolti ci viene estremamente in soccorso. Sesto punto, l'uso del pedale. Qualche mio allievo mi ha dato, devo dire, lo spunto per fare, per porre l'accento su questo sesto punto. Pedale, pedale sustain, parliamo perché dell'una corda del pedale tonale, ne facciamo veramente un uso personalmente equivalente allo zero, ma qualcuno lo userà anche, ma sappiamo bene che il sustain è quello che appena noi ci sediamo al pianoforte ci viene spontaneo piazzare il nostro piedone sul nostro tasto di destra, perché è lui poi che
ci dà forza alle nostre esecuzioni, ci consente di suonare le note, di poter togliere le nostre mani dalla tastiera e di far sì che il suono continui che le corde continuino a vibrare, questo logicamente in un pianoforte acustico. Allora, tutti i miei allievi, quasi tutti, insomma, commettono questo tipo di errore. Allora, prendiamo un'armonia di Sol che adesso vado ad alternare ad un'altra. Io ho tolto le mie mani proprio perché sto usando il pedale sostegno. Allora, quando lo devo togliere? Perché ovviamente ad ogni cambio di armonia, per non fare in modo che le armonie stesse si impastino, io devo sollevare il mio pedale sustain e riprenderlo nel momento in cui vado a suonare l'altra armonia. Ed è proprio qui il punto. Io sono in Sol e suono questo Sol con il pedale già premuto. Non sollevo il pedale prima di suonare l'armonia successiva. Lo sollevo mentre vado a premere i tasti dell'armonia successiva. Così. Alzo a questo punto e ripremo. Alzo a questo punto e ripremo subito. Proprio nel momento in cui cambia l'armonia che non c'è più la necessità, anzi non si deve sentire l'armonia precedente, ed in quel preciso momento che cade quasi sempre, quasi sempre, in battere, lì dobbiamo sollevare il nostro pedale sustain e ripremerlo immediatamente dopo. Non dobbiamo premerlo dopo averlo rilasciato nel momento del battere, ma in quel momento lo dobbiamo sollevare. Poi, ecco, questo settimo punto, a questo settimo punto tengo molto. Dunque, vado a suonare un Do maggiore. Do, Mi, Sol, Do, io raddoppio, è il mio Do. Ecco, non mi piace, a me non piace questo genere di armonie, di questa sonorità. Questo voicing non mi piace. Altra cosa, secondo me, è suonare il Do così. E se non vogliamo ripetere la quinta, lo prendiamo così. Sol, Do, Mi. Quinta, tonica, terza. Questo perché? Soprattutto se noi stiamo... ecco, questo riguarda, direi, espressamente l'accordo... l'accordo del centro tonale, siamo in Do e parliamo dell'accordo di Do, perché per gli altri accordi questo non vale più. Allora, se un brano è in Do, già si sente che è in Do, quindi non c'è bisogno di sottolinearlo con un voicing di questo genere. Ma poi, diciamo che un brano che è in Do svilupperà un certo discorso andando in altre armonie, logicamente andrà in Fa, andrà in Sol, andrà in Mi maggiore e quant'altro. Quindi siccome occorre sviluppare un discorso, diciamo che questo tipo di impostazione, che non va ad accentuare il Do al canto, è come se lasciasse aperto la porta per un discorso. Il discorso dell'armonia del brano, di tutti i vari accordi che andranno via via a susseguirsi. Quindi io, quando inizio un brano, o comunque mentre lo sto eseguendo, io relativamente all'accordo del centro tonale non lo suono mai così, non do mai enfasi all'accordo stesso. Lo faccio, se mi sento di farlo, se questo accordo mi conclude il brano. Allora, io sono qui.
il brano proprio facendo sentire la nota Do, perché il brano è finito e quindi io pongo l'accento proprio su quella nota, anche se io avrei potuto anche finirlo così. Facendo cioè sentire la terza, ma se lo faccio facendo sentire in modo accentuato, il Do va benissimo, mentre durante lo svolgimento del brano io personalmente non lo suono mai, a meno che sono in una condizione di rivolti tale che sono costretto a farlo, ma se sono nella possibilità di scegliere, il mio Do è questo, non ce ne sono altri. Anche perché suonandolo così, oltretutto, io sto, guardate che bello, questo è il Do centrale, io sono perfettamente sopra il Do centrale, nella porzione cioè di pianoforte, che quando accompagniamo deve essere ristretta a questo ambito. E non dobbiamo andare oltre per suonare le nostre armonie, a meno che ci siano delle situazioni. Anche questo l'ho detto qualche giorno fa, va bene, lo dico, non era nelle previsioni. Per esempio, ci sono certi accordi che devono essere suonati in un certo modo. Non si scappa. Uno di questi, per esempio, è l'accordo di tredicesima, ma mi viene anche in mente l'accordo di settima con la nona diesis, deve essere suonato in un certo modo. Vale a dire, io sono in sol, voglio realizzare un sol settima con la nona diesis, dovrò suonare queste note, la terza, la settima e appunto la nona diesis. Io poi, quando suono questo accordo, inserisco sempre la tredicesima bemolle, che in questo caso è un mi bemolle, perché non posso suonare nona eccedente e terza insieme, le devo gioco forza distanziare. Sempre quando si suonano questi accordi, così come una tredicesima, le note vanno distanziate, perché altrimenti due di essi quantomeno vengono in conflitto. E questo sol settima nona diesis è perfettamente anche lui, come dire, rientra benissimo nella porzione di pianoforte, è più consona per un accompagnamento. Ma andiamo a vedere un accordo molto distante fisicamente dal sol, quale può essere proprio il Do. Il Do, io devo mantenere questa relazione fra le note della mia mano destra. Devo andare su a suonare, partendo dalla terza, devo andare a suonare Mi, Si bemolle e Re diesis. Se lo suono qua, vedete la mia terza dove va a finire? Non muore nessuno, perché non è qua la terza. Ma altra cosa è se lo vado a suonare qui. Ecco qua, l'accordo con la risoluzione, sulla, logicamente è un accordo di dominante, risolverà sul 4 grado. Anche maggiore. Quindi vedete come io qui sono nelle condizioni assolutamente di dovermi spostare, andare un po' fuori dal range che rende bello il suono del pianoforte quando si accompagna, e in quei casi lì che niente fa, voglio dire, no? Ma in tutti gli altri casi, usando i rivolti, noi cerchiamo di stare nella nostra bella porzioncina di tastiera consona. Ecco, questo è un aspetto di cui non ho mai parlato. Ho detto, faccio 10 minuti e me la cavo, va bene, ok, 35 minuti. Allora, questo è un aspetto, adesso mi metto comodo perché, la mia schiena, porca rugati. Allora, quando suoniamo un brano, chiaramente abbiamo una ritmica da rispettare. Un ritmo, un tempo da rispettare, che voglio dire, deve essere il più possibile quello col quale si comincia, e man mano che si va avanti si deve cercare di mantenere quel ritmo lì.
Molto spesso, se voi siete andati a vedere dei concerti live, ma non c'è neanche più bisogno perché su YouTube si trova di tutto, vedrete certamente che le esecuzioni live sono sempre accelerate. Rispetto all'originale, difficilmente una band esegue lo stesso brano con la stessa velocità. Non ci sono motivazioni particolari per spiegare questa cosa, se non il fatto che quando si suona dal vivo, quando si suona con una band, quando non si è soli, ci si fa prendere dall'entusiasmo della musica e questo entusiasmo si tramuta inevitabilmente in una accelerazione. Allora, va bene, se si piglia il brano un pochino più veloce e si va avanti mantenendo quella velocità lì, va bene, il brano sarà stato eseguito tutto più velocemente. Accade molto spesso che questa frenesia di suonare ci prende durante l'esecuzione del brano. Vale a dire, noi iniziamo un brano a 100 bpm e lo finiamo a 120, 130. Ecco, chi ci ascolta questa accelerazione, che può avvenire non necessariamente nel tempo, cioè durante tutta la durata del brano, magari anche un passaggio, noi andiamo a farlo accelerando. Ecco, la parola accelerazione, quando si suona il pianoforte, si dovrebbe proprio bandire, a meno che un pezzo come La Donna Canora di Gregori, appunto la seconda parte della Donna al Cannone, viene fatta in modo più accelerato, no? Se la conoscete lo saprete senz'altro. Va bene, lì la cosa diciamo che è voluta, forse, non lo so, ma diversamente accelerare dà una brutta impressione, dà appunto un'impressione di frenesia, dà una sensazione di insicurezza. Cioè noi acceleriamo perché non siamo sicuri di quello che facciamo. Altra cosa è decelerare. Ma parliamo di pochi bpm, è molto meglio eseguire un brano e a un certo punto portarlo, come si dice, comunque fare un rallentato piuttosto che una accelerazione. Perché, ripeto, proprio questo dà la sensazione di una nostra fregola, diciamo così, esecutiva, che non è bella. E quindi se proprio dobbiamo scegliere, se dobbiamo fare una cosa fatta bene, così cominciamo e così finiamo e così il percorso per arrivare alla fine del nostro brano dovrà essere il più omogeneo possibile. Ma se proprio dobbiamo scegliere tra l'accelerare e il ritardare, bene, non abbiate dubbi, rallentate, che non darete assolutamente la sensazione, oddio, quello lì rallenta perché quel passaggio lì è difficile, allora no, assolutamente. Quel tipo di sensazione potreste, uso il condizionale, darla invece se accelerate, se vi fate vedere troppo frenetici, troppo con la voglia di fare, di eseguire, di andare in fretta. Un esempio di questa leggera, parliamo di poca cosa, non è che bisogna fermarsi, diciamo, proprio, per esempio i batteristi, ai batteristi una delle cose che viene insegnata è quella di portare il rullante. Il rullante è pezzo, chiamiamolo così, fondamentale in una batteria, perché è colui che ci dà i levare delle varie misure. E viene insegnato ai batteristi che quel colpo deve essere deve arrivare leggermente dopo, quasi che come se il brano stesse decelerando, no? Perché è chiaro, no? Mentre nella realtà poi il seguente colpo di cassa deve riandare giusto, come proprio per dare quella sensazione di
di portamento non mi viene un altro termine, che in musica è veramente da piacere all'ascolto. Bene, mi rimetto dritto per finire e dire un'altra cosa che non ho mai detto. Allora, quando noi suoniamo, le nostre armonie si susseguono. Gli intervalli tra un'armonia e l'altra sono logicamente vari, perché io posso suonare, sono un do minore, vado in fa, e ritorno in do minore. Qui ho fatto dei salti di quarta, ma tra il mio si bemolle e il do c'è un salto di quarta, c'è un salto di un tono. È buona cosa quando ci sono questi passaggi ravvicinati. Facciamo un esempio più semplice: tra il fa, io sono in do e suono questi accordi. Do, fa e sol. Non è una cosa né così grave, e perché io mi rendo conto che se uno si mette al pianoforte a suonare deve stare attento alle note che suona, deve stare attento al ritmo che dà, magari deve suonare una melodia, c'ha i bassi che devono essere suonati in un certo modo e non in un altro, la settima è no, lì la va ben no, la nona la va ben no, il pedale bisogna alzarlo e abbassarlo in quel momento lì, perché se no può salta, poi non ripetere il basso, ci mancherebbe altro, sì, non suonare note gravi, sto leggendo, mi ricordo più tutti i pezzi, la tonica al canto se non al termine del braille, uno dice allora mi sa riuscire il quartz, chiudo il coperchio di pianoforte, perché veramente no, le cose sono tantissime, no? Sono tantissime. Poi c'è l'interpretazione, se dobbiamo improvvisare dobbiamo pensare alle scale, ma è una cosa che non finisce più, quindi uno dice mica non lavora, non è un lavoro, deve essere un divertimento, verissimo. Quindi la cosa che vado a dirvi è: se riuscite a metterla in pratica, mettetela, altrimenti va bene lo stesso. Ma anch'io non pongo questa attenzione. Però ve la dico perché ha la sua importanza anche lei. Allora, quando stiamo suonando delle armonie congiunte, perché io suono un fa e poi suono un sol. Chiaro che io con il mio basso salgo dal fa, passo al sol, e qui logicamente metterò le mie triade. Bene, siccome io salgo con la sinistra, sarebbe buona cosa scendere con la destra, perché è chiaro che i due accordi non hanno niente in comune, non hanno nessuna nota in comune, io mi dovrò spostare per forza con la mia mano. Bene, dovendolo fare, andiamo in contrapposizione con la sinistra. Suonerò il fa così, scenderò con le mie mani e andrò a suonare il sol così. E appoderò al mio do, se dopo ci sarà un do. Adesso ve lo risuono salendo. Io sono qui ancora vivo e non è nessuno, credo che sia morto avendo fatto questa cosa qua. Quindi prendetela veramente come è una cosa, una cosina così. Se vi viene in mente di farlo, fatelo, altrimenti veramente non muore nessuno. Logicamente avviene l'inverso. Se io da un sol passo a un fa, scenderò con il basso. Cercherò nell'ambito del possibile di salire con la mia triade della destra. Poi se si va su altri accordi lontani dall'accordo che abbiamo preso come riferimento, il discorso cambia, poi si entra nel discorso dei rivolti, che è ben più importante di questo, perché come detto ci consente di non muovere la nostra mano. Ultimo, decimo e ultimo punto, almeno per oggi, perché sennò veramente non finisco più. Di questo ne ho parlato, credo sì, nella lezione dedicata
alla diteggiatura, di quanto sia importante, di quanto siano importanti le sostituzioni delle dita. Una cosa quindi da evitare, perché questa è una lezione improntata all'evitare certe cose. Una cosa da evitare, anche mi riferisco soprattutto alla mano sinistra, è quella anche qua di muoversi continuamente da un basso ad un alto. Lo dobbiamo fare, questo è chiaro, perché dobbiamo andare a sottolineare i bassi che non sempre sono lì uno attaccato all'altro. Se io devo suonare un do e fa, bene, non suonerò così. Non passerò da mignolo pollice a mignolo pollice, ma suonerò mignolo pollice, andrò a suonare il mio fa così, con il medio, e andrò a sostituire poi il me, e mantenendo premuto il tasto, sia ben inteso, il mio medio con il mignolo, pronto a prendere con il pollice il fa che mi occorre. Adesso devo andare in sol, qui non è che posso fare così, potrei anche farla, ma non ha senso, sono talmente vicino che... Così, se devo passare da un fa e andare al do, sentite che utilizzo il pedale, perché questa vuole avere due scopi, questa pratica. La prima è quella di, anche qua, se io voglio non guardare la tastiera e devo passare da un do a un fa, lo faccio, d'accordo, voglio dire, se lo facevano Ray Charles e Stevie Wonder, continuano a farlo, che poveretti, non ci hanno mai visto in tutta la loro vita, anche io devo essere in grado di farlo. Ma se faccio così, difficilmente sbaglierò. Così posso sbagliare, perché devo veramente avere nelle mani come un cecchino, no? Che ha la mira e ti accoppa il delinquente a 100 metri di distanza. Io devo avere la mia mira di andare a beccare senza sbagliare il do e il fa. Adesso provo a prendere do e sol. Sentite che sbaglia, perché più ci allontaniamo, no? È ovvio che dovresti andare a prendere un sì, o stiamo lì a allenarci tutta la vita, ma io personalmente preferisco fare altre cose. Invece se io faccio così, adesso sto prendendo do e sol, quindi userò l'indice in questo caso, e vado a sostituirlo con il mignolo. Se guardate, riguardate il video, vabbè, vi suona ancora un pezzo di osso. Guardate quante sostituzioni che sto facendo con la sinistra. E questo mi consente... Innanzitutto sto usando, lo ripeto, i rivolti con la destra, ma anche grazie al fatto che io i miei bassi li vado a suonare così, quando sono lontani, uso le altre dita, non uso sempre il pollice e l'indice, uso le altre dita e poi vado a sostituire, devo passare dal si bemolle al mi bemolle, terzo dito sul mi bemolle, sostituzione con il quinto, il mignolo, ed ecco che vado a prendere il mio mi bemolle, che naturalmente non suono con il mi bemolle al canto perché è le mi gravel, perché non sto finendo per riprendere l'altro punto. Ragazzi cari, ce ne sarebbero altre di cose da dire, sicuramente, ma direi che ho affrontato un bel po' di argomenti con questo decalogo del perfetto pianista. Certo, questi sono aspetti tecnici, poi entrano in gioco anche altre motivazioni che sarebbero altre situazioni da evitare quando si suona il pianoforte. Mi viene in mente, per esempio, di dire: non c'hai voglia di suonare, non suonare, che forse è meglio.
Chiaro che se uno è un professionista, probabilmente deve affrontare il proprio strumento in tutte le situazioni, in tutte le condizioni fisiche e psichiche, e lì il discorso è diverso. O magari potrebbe essere, quando suoni, non pensare al mutuo che ti sta scadendo, perché tanto scade lo stesso, quel momento lì che sei al pianoforte, suona e pensa a cose belle, pensa, se proprio devi pensare, altrimenti concentrati su quello che stai suonando. Quindi queste sono motivazioni di altro genere. Abbiamo visto invece con questo piccolo decalogo gli aspetti più prettamente tecnici riguardanti il pianoforte. Bene, amici, questa 117esima lezione del Tino Carugati e del suo pianoforte leggero termina qui. Grazie a tutti per essere stati con me e un arrivederci al prossimo video con il Tino Carugati.